Pranzo servito. Salve a tutti, Wachikebari, e bentornati su Skylanders Giants. Prossima fermata, la camera segreta dei segreti Arcanian. Sei pronto per tutti questi segreti? Sì. Bene, salta a bordo del robot gigante e ti porterò a terra. Perfetto. Capitolo 6, camera segreta dei segreti. Perché siamo qui? Perché dobbiamo entrare dentro una porta dove all'interno di una stanza c'è una mappa per il regno di Arcus. Come fa a essere segreta se noi... Oh, lasciamo stare. Infatti l'abbiamo scoperta, non è più segreta. La camera vera e propria si trova dall'altra parte del canyon ed è completamente sommersa. Immagino che le segrete subacquee andassero di gran moda 10.000 anni fa. Comunque, l'unico modo per riuscire a entrarci sarà abbassare il livello dell'acqua. Ok. Siamo sopra un robot gigante. Ecco, questa cosa qui c'era anche in Spyro's Adventure, nel penultimo livello, credo. Era con B, si spara. E noi spariamo adesso roccia. Infatti comunque se avete uno Skylander tipo dell'acqua sparerà acqua. Uno della magia sparerà degli incantesimi. La vita spareranno tipo dei cocomeri, ecco qua. E con Y potete appunto usare i pugni. Quindi adesso ammazziamoli. Attenzione. Boom. Hai appena dato un pugno a un generatore. Prendi a pugno un generatore per una dose extra di potere onda d'urto. Oh, perfetto. Premi il pulsante azione. Attenzione, qua abbiamo sfondato di brutto. Bam, distrutto. Abbiamo ancora 91% di vita. Spero tanto che questo fantasma non parli per tutto il tempo, perché sennò non ne ho idea. Ok, adesso andiamo avanti. Guarda, proprio elemento terra, quindi ho fatto benissimo a prendere lui. Attacco di pancia! Anzi no, attacco di pugni, scusate, ho sbagliato io. Adesso questo qua ci lancia questa e noi facciamo così, boom, morto. Bene, via, 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 via. Perfetto. Ora dobbiamo abbassare questi specie di generatori premendo X. Fatto. Ottimo lavoro. Hai ripristinato l'alimentazione. Ah, ok, ho capito. Però raga, con terra fino adesso è molto semplice perché guardate, facciamo così e forse non ci prendono. Ma non so se mi beccano, No, no. Bam, ucciso. Perfetto, completato. Boom, ancora. Cioè, l'attacco è fantastico. Terrafine è veramente figo. Aspetta, adesso ammazziamo lui, va. Prendiamo pure la chiave. Muori, per favore, devi morire, grazie. Morto, male. C'è qualcosa, per esempio, qua. C'è una bellissima porca. Apri. Perfetto. Aspetta, aspetta, cosa abbiamo da questa parte? Raga, controllate attentamente tutte le zone, E infatti, vedi, vedi che c'è qualcosa qua sotto. Sì, andiamo. Sì. Ok, veloci, 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 non ce l'ho fatta. Raga, cambiamo personaggio e prendiamo uno veloce.
Ok, raga, ecco qua, Flame Slinger, che è veramente figo, eh. Però non è mai stato uno dei miei preferiti. Però, raga, è veramente molto veloce. Guardate, raga, guardate quanto va veloce, infatti è una bestia. Ok, raga, qua serve un gigante. Noi però adesso prendiamo il forziere. Merda. Ok, raga, adesso rifaccio la stessa identica cosa e prendo il gigante. Spacca il minuto. Ok, eccoci qua. Andiamo, Crusher. Ed ecco qui questo secondo forziere. Un'altra cosa importante è che in questo gioco ci sono alcuni personaggi tipo i Light Core che quando li posizioni sul portale si illuminano, eppure i giganti. Ok, ragazzi, adesso andiamo avanti e apriamo la porta con la chiave. Facciamo sempre questo attacco bellissimo perché così almeno andiamo più veloce. Non ho sentito quello che ha detto il fantasma, ma chi se ne frega. Questo, oh mio Dio, quanto è facile sto livello. Oh mio Dio, quanto è semplice. È la cosa più semplice che abbia mai visto. Perfetto, abbiamo finito. E adesso ritorniamo. Siamo proprio una grande squadra. Sul robot. Andiamo a cercare la prossima vita. Ecco qua, ragazzi. Mamma mia, raga, un gigante su un robot gigante. Guardate, raga, che roba. Ok, allora. Dopo penso di cambiare personaggio, ovviamente. Questi elicotteri sono una seccatura. Questo è vero. Aia, 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 brutti, brutti. Boom, spacchiamo tutto. Boom, morto, stecchito. Oh, attenzione, c'è una barra boss. Mi sa che dobbiamo affrontare un Archeian malvagio. Ok, non sarà una bella cosa, credo. Tu muori. Oh, cavolo. La macchina da guerra nemica diventa vulnerabile subito prima di sferrare un colpo. Aspetta che sia vulnerabile prima di tirargli un pugno. Y, boom. Balabam. Beccati questo e sei morto. La cosa brutta, raga, è che in Spyro's Adventure c'era sta parte dove bisognava affrontare gli Archeian malvagi, però non ti diceva quando dovevi attaccare, quindi diciamo che i danni li prendevi, capito? Ecco, altri elicotteri di cacca. Morto. Morto anche lui. Scusa, robot. Ecco, vedete, con i pugni è molto meglio. Ok, noi continuiamo a sparare pietre a volontà. Non dimenticare di usare il mio attacco pugno. Sì, io so, tranquillo, lo uso dopo. Tipo adesso. Sei stato bravo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, gente. Ed eccoci arrivati. Non c'è più niente da fare. Ecco il terrore della lancia. Ok, andiamo con Fright Rider. A livello 3. Molto molto male. Adesso vediamo un po' se riusciamo a migliorarci un po'. Però non voglio morire. Madonna, morite male voi cretini. Aiaiaia, no, brutto, brutto, brutto. Brutto, 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 brutto. Porca miseria, che dolore. Andate via, andate via, 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 via. Voglio tu. No, porca troia, mi ammazza. Ma dai, ma che. A colpi. Spore!
Allora, prendiamo Shroom Boom, va. Perché l'abbiamo visto veramente poco. Tu, a Momo, devi morire male. Ecco, fatto. Finito. Non so, ragazzi, se ce la facciamo, perché un pochino lento lui. No, dai, 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 ce la facciamo. Infatti, boom, finito. Adesso andiamo da questa parte, perché di qua c'è una roba da fare con un gigante. Però aspetta un attimo, forse, raga, c'è qualcosa da fare qua in giro. Raga, là ci sono dei vasi. Non c'è niente dentro. Che bello, fantastico davvero. Ok, andiamo. Prova di forza. Niente può fermarmi. E ci prendiamo il forziere. Tranquilli, ritorniamo con Shroom Boom. Ecco fatto. Davvero, mi dispiace tantissimo che sono morti Fright Rider. Poverini, dai, che schifo. Ok, ragazzi, allora adesso muoviamoci. Aia, aia, brutta, brutta situazione. Ok, occhio, qua bisogna fare molta attenzione. Là c'è il robot, il nostro amico. No, aia, porca troia. Qua devo fare un altro gioco delle serature. Per prendere la gemma dell'anima. Che già ho visto di chi è. Ok, molto semplice. Ecco qua. A volte però questi minigiochi qua possono anche essere un po' complicati in realtà, No, 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 ok, ok, è fatto giusto. Ok, prendiamo la gemma dell'anima di Bouncer. Pugni di distruzione. Questo è un bellissimo attacco. Perfetto. Proprio un bel personaggio. Ora qua c'è la pizza, bellissima. Mentre da questa parte che cosa abbiamo? Oh, la pergamena. Perfetto, l'abbiamo trovata. Come al solito io non la leggerò perché anche un totem, ma anche no, via. Non ci interessa. Cioè, scusa, c'è il mondo da salvare e vuoi che io leggo una stupida pergamena? Ma anche no, grazie. Porca troia, quanto li odio questi nemici. Ecco, il problema, raga, è che mo arriva anche un altro nemico che è mille volte più rompiscatole di questi alberi schifosi di merda. No, dai, sto già per morire. Non è possibile. Shroom Boom sta già per morire, cosa? No, 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 via. Via, 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 via. Porca troia. Dai, ma che... Pozione in azione. Sì, vabbè, oh, se mo Pop Fizz muore pure lui, minca. Porca trota. Non è possibile. Non è dannatamente possibile sta cosa, Mo muori. Cretino. Affanbrodo. Ecco, lui è veramente un rompiscatole della Madonna. Perché crea un laser bruttissimo. Ok, adesso attacchiamo con questi viola.
che sono appunto delle ampolle che ci aiutano. Ah, hai rotto le palle te, muori. Aiaia, no no no, via 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 da qua. Dai, non ci credo, siamo morti insieme. Oh, raga, veramente non capisco, ma mamma mia, raga, veramente tre Skylander morti. Mamma mia, raga, cioè, è una roba assurda. Io, raga, veramente non ho parole, seriamente, raga, sono scioccato. Diciamo, lui va, che almeno fa un po' di fuoco e fiamme. Ecco fatto, mo vediamo se un gigante riuscirà a sopravvivere. Io non lo so. Bene, allora qua c'è la ruota fortuna, Tron. Dell'energia. Ok, perfetto, adesso possiamo andare avanti. In realtà comunque c'è un attacco che Oted diventa velocissimo, cioè praticamente quello della moto. Però costa veramente tanto, non so se riuscirò a prenderlo. Ecco fatto. Ce l'hai fatta. Ora niente potrà impedirci di raggiungere la camera. Ok, eccoci qua. Adesso spariamo fuoco e fiamme. Cioè, non ho parole veramente, raga. Oggi alcuni Skylander sono morti. Fright Rider, Shroom Boom e Pop Fizz. Quindi è una roba assurda, veramente, raga, non me l'aspettavo. Forse perché sono a un livello molto basso, potrebbe anche essere. Sì. E mo? Che succede? L'area è sgombra. Mori. Ok, raga. Arriva un Archeian cattivo. Eccolo là, l'ho visto. Scommetto che non sa con chi ha a che fare, eh? Io non ti sento. Oh no, sono due. Porca miseria. Vattene te. Ok, raga, adesso affrontiamolo. Attenzione al momento giusto, eh. Ora. Vai. Occhio perché può fare un casino di danni questo. Quindi fate attenzione. Adesso. Ecco il prossimo. Ehi amico. Ti va un po' di gelato al gusto di pugni? Bam. Ok, perfetto, morto. Ecco cosa succede a mettersi contro i... Prendi a pugni un generatore per una dose extra di potere onda d'urto. Tranquillo, so cosa fare. Sai, sono il gigante del fuoco, Oted. Che poi comunque il doppiatore è lo stesso di Doraemon, quindi... Yes. Abbattili tutti. Mori. Mori anche te. Questi sono veramente fastidiosi, questi elicotteri maledetti. Ma vaffanbrodo, ti odio, ma maledetti. Morite male, schifosi, odiosi, che non siete altro. E ben notare che c'è il tesoro leggendario. Ecco, praticamente distruggete questi. C'è il teletrasporto. Ed eccolo qua. Preso. Ok, andiamo adesso con lui, Jill Grant, che è dell'acqua, esattamente. Qua, raga, c'è Auric, se volete comprare qualcosa, eccola. Facciamo questo attacco qui, cioè questa mossa che è molto veloce, però appunto non è, cioè non possiamo usarla sempre. Ha un tempo limitato. Ok, adesso è un po' se...
Aia, però no, mi ammazzano, infatti. Porca trota. Bene, è finito. E qua che c'è? Ah, una porta della tecnologia. Ok, andiamo. Drill Sergeant. Ok, allora là c'è un tizio che ci c'è. Deve andare a prendere un cappello. Adesso qua ci sono queste specie di forbici. Che appunto se le usiamo possiamo raggiungere varie zone strane e interessanti, no? Scusa, dovresti metterti là, ho capito, perché là c'è zaffiro alato. Allora, qua prendiamo già la chiave, però dobbiamo cercare in tutti i modi di prendere quello, quindi come fare? Ok, ho capito, capito, capito. Ok, facciamo in questo modo. Iniziamo già a mettere la chiave, va. Però aspetta, perché. Ecco, infatti abbiamo fatto giusto. Ed eccolo qui. Preso. Però raga, l'aria non è finita. C'è anche questa parte da fare. Bello, eh. E mo che devo fare qua? Raga. Sì, però raga. Ah, ok, qua c'è un ponte. Oh mio Dio. Comori te, grazie. Bim bam. Resurgent è molto utile perché è veramente molto veloce. Raga, là c'è il forziere. Quindi, ok, però. Vabbè, ovviamente per arrivarci andiamo da questa parte. Facciamo così e l'abbiamo trovato. Tutti trovati. Ok, perfetto. Adesso, regà, forse ci serve una specie di chiave. Mo' vediamo se ce la facciamo, eh. Ora, facciamo così. Ecco, fatto. E prendiamo la chiave. Presa. Ok, perfetto, abbiamo trovato il cappello. Oh, ma guarda, è lo stesso identico. Esatto. Cappello da gente. Ecco la bellissima Whirlwind, il drago unicorno. L'uccello unicorno. Vabbè, avete capito. Ci mangiamo una bella pizza. Livello 7. Molto bene. Ok, adesso attacchiamo con gli arcobaleni. Yay! Fanno un po' di danni questi arcobaleni, capito? Sono molto forti, però c'è sempre sto cacchio di odioso tizio maledetto che, mamma mia, sto albero è veramente palloso. È fatto la sua prima apparizione nella cripta luce nera. Sparrow's Adventure, muori, grazie, ciao. Ok, andiamo. Ok, ragazzi, adesso prendiamo l'ultimo. Ecco fatto. Ed ecco qua, abbiamo quasi aperto il tutto. Ma che palle, però pure se volo mi ammazzano, eh.
Però se facciamo sempre in fretta, possiamo farcela. Perfetto, fatto, completato. Tutte le aree trovate, eh? Ok. Vedi che qua c'è qualcosa. Eccolo il pacco regalo. Brutto Chompy. Penso che sia l'ultimo, eh. Ok, vediamo un po'. Sono tipo quello di Robin Hood. Cappello d'arciere. Non lo indossiamo perché Whirlwind ha già un bellissimo cappello molto elegante. E ammazziamo sto brutto essere. No, porca miseria, quanto è forte. Porca vacca, sei forte. Aia. Devo ammazzare lui, devo ammazzare lui. Porca miseria, quanto sei odioso. Ecco, morto, grazie. Altri nemici. Ma tanto sono facili da ammazzare. Perfetto, adesso completiamo tutto. Ecco l'ultimo gioco delle serrature. E sembra una cosa ultra mega impossibile, ma tranquilli che non lo è. Ok, perfetto. Adesso prendiamo gli ultimi due. Eccellente. E abbiamo finito. Ce l'hai fatta, non ci credo. Cioè, in realtà ci credo e come. È solo un modo di dire. Ora apro questa. E la mappa di Arcus dovrebbe essere proprio qui dentro. E vai, ce l'abbiamo fatta. No. Bene, bene. Guarda chi è riuscito ad arrivare alla camera prima di te. Uno stupido Skylander a bordo di un robot ancora più stupido. Mi piacerebbe restare qui a chiacchierare con te, ma ho una mappa da rubare. Bastardo. No. No, dai. No, sta entrando. Cioè, dai, tutta sta fatica. E poi è lui che entra nella camera per prendere la mappa per la città di Arcus. Schifoso. Meno male che almeno il mio amico robot mi ha salvato la vita. Guarda te, sto pezzente, nanetto, maledetto. È fatta di pietra. Idiota! Robot! Che cosa hai fatto? Chiaramente tutta colpa di Clamshax. Ehi, cosa? Oh, era proprio lì! L'ubicazione segreta della città di Arcus! Clamshax, non l'hai vista? Sì, ma solo per un secondo. Non riesco a ricordare. Silenzio! Però... certo che puoi ricordare! E con il mio aiuto... Mamma mia. Oh, quelle rocce fanno molto più male di quanto avrei detto guardandole. Non credo di farcela, ma sono riuscito a sentire dentro la camera. Lui ha trovato la mappa, ma l'ha distrutta. Poi ha detto qualcosa a proposito di tornare a casa. È
quello che riesco a ricordare. Addio, Skylander. E congratulazioni per essere quasi riuscito a fermare Chaos. Adesso, addio davvero. E abbiamo finito il livello. Esattamente. Un finale un po' triste, brutto. Ecco qua. Bene. E allora, ciao ciao.